Però fatemi sentire, Sabato Angeli, guarda, stai a Odessa, sei riuscito ad arrivare proprio sul mare stamattina. Ciao Sabato. Sì, anzi, ciao, buongiorno a tutti. Guarda, ti faccio vedere dove siamo. Ti vedi dietro? Sì, come no. E aspetta, guarda, qui siamo proprio nel punto dove i volontari della città stanno preparando i sacchi di sabbia. Li vedete? Guarda che roba, tutti quei sacchi di sabbia. Sì, che poi vengono caricati su dei grossi camion e li portano in città o verso le aree esterne. Ecco. Quindi questo è come funziona l'organizzazione dei volontari che cercano, come vi dicevo nei giorni scorsi, di dare il proprio contributo alla difesa del patrimonio, sia del patrimonio architettonico che poi delle proprie case in città. Quindi c'è un'organizzazione molto spontanea, dal basso direi, perché è vero che c'è una ruspa lì, come vedete, che sì, no, ma non c'è dubbio, insomma. Però poi le persone le prendono. Ma scusami, Sabato, mi ricordo la regia che prima gli dicevi che hai visto movimenti di truppe? E in centro, da quando c'è stata la notizia dell'avvicinamento delle navi, ci sono spesso movimenti di truppe. Stamattina, verso le 11, ci sono stati diversi camion che sono arrivati nella zona, quella blindata che vi ho fatto vedere nei giorni scorsi. Sì, quindi sì. Ma è da questo punto del mare che potrebbero arrivare Sabato? Allora, guarda, dove... Aspetta un attimo, così mi sposto da loro. Guarda che città meravigliosa che è questa, di una bellezza di là, Odessa. Di là, sì. Oltre quella casa, sì. Oltre quell'edificio quel abbandonato, sì. Sì, di là è dove sono le navi russe in questo momento. Okay. Ovviamente, e per fortuna, noi non le vediamo. Però sono lì. In teoria la baia qui dietro di me, alle mie spalle, è minata. E man mano, cioè, ovviamente le mine non sono qui a poca, certo, poca distanza dalla costa, ma neanche troppo distante. Allora, facciamo un piccolo riepilogo per chi sta a casa, no? Oggi vi ho raccontato molti luoghi sul terreno. Siamo partiti a nord di Kiev, dove arrivano addirittura questi nuovi missili, come si chiamano? Iskander, mi pare, questi nuovi grandi missili russi che creano dei crateri giganteschi. E quindi tutto questo pezzo di nord e di ovest di Kiev che è in piena guerra. Poi siamo andati a Kiev, abbiamo visto un palazzo completamente sventrato con una potenza di fuoco spaventosa. Poi siamo arrivati a Mykolaiv, appunto alle spalle di Odessa, quindi un posto, un luogo molto importante strategicamente, perché quello che ci diceva oggi Per Vincenzi è l'ulteriore città che verrà massacrata e immolata per tenere al riparo Odessa. E da molto tempo a Odessa, città crucialissima, perché se bloccano il porto di Odessa, l'Ucraina è morta praticamente economicamente, ma lo siamo anche noi, perché le esportazioni di grano che diceva prima il generale Camporini, cioè sarebbe una crisi alimentare, è il campo di grano dell'Europa l'Ucraina. E Odessa, come ci racconta Sabato, da molto tempo si sta organizzando in maniera forsennata una resistenza, sapendo che per il momento è fuori dal dramma, dai bombardamenti, ma che è il vero grande obiettivo strategico per Putin. Questa è la situazione. Vuoi aggiungere qualcosa? Se no vado ad Antonio Caprarica, scusami Sabato. E rispetto alla questione che sollevavi tu delle esportazioni del grano, non so se ne avete parlato anche voi in studio, siccome c'è effettivamente l'eventualità che si blocchi il porto, è forte, sono più giorni che arrivano comunicati dalla stampa ucraina che parlano del potenziamento delle linee ferroviarie che passano da Leopoli, perché il governo ucraino sta cercando di organizzarsi per spostare le esportazioni dalla tratta del Mar Nero alla tratta terrestre via Ungheria, via Slovacchia, via Polonia, attraverso Leopoli.
Allora, anche quello è un elemento da tenere conto. Assolutamente sì, certo. Poi appunto c'è anche...